Allora, oggi per quanto con i numeri complessi non abbiamo finito, perché dobbiamo fare ancora parecchi esercizi e dire qualcosina, ma iniziamo un altro argomento che sono gli spazi metrici. Abbiamo una coppia XD, X è un insieme e D è una distanza. Che cos'è una distanza? Una distanza non è altro che un'applicazione da X cartesiano X a valori neve, più precisamente in 0 più infinito. Sarebbe a dire che io ho X e Y, sono elementi di X, e la distanza di X da Y è un numero reale non negativo. Oltre a ciò, la distanza deve soddisfare tre proprietà. La prima proprietà, vabbè, ripeto che la distanza di X da Y è maggiore o uguale di 0, la distanza di X da Y è uguale a 0, se e solo se X è uguale a Y. A volte questa proprietà si può omettere, però normalmente la si richiede. A volte per distinguere si parla di distanza proprio quando gode questa proprietà. La seconda proprietà, la distanza di X da Y, è uguale alla distanza di Y da X. Questo per ogni x, y, fatta la precisa, anche qua per ogni x, y, la terza proprietà è forse la più famosa delle tre, prende il nome di disuguaglianza triangolare, dice che la distanza di x da z è minore o uguale della distanza di x da y più la distanza x da z. Questo però se ho una coppia fatta in questo modo x e d, si dice che ho uno spazio metrico. Ok. Vediamo un po' più, prima di vedere degli esempi, numerosi esempi, vediamo un po' cosa dicono queste proprietà. Innanzitutto la distanza, le parole non sono scelte a caso, no? In qualche modo deve rappresentare un numero che dia una misura di quanto è difficile andare da x a y, spostarsi da x a y. Però quindi innanzitutto deve essere un numero non negativo. Distanza x a y uguale a 0 se solo se x uguale a y vuol dire che se diciamo, ovviamente che se qua ci metto x la distanza è nulla perché non mi sto muovendo, quindi rimango allo stesso punto. Viceversa, se qua y è un elemento diverso da x, allora la distanza deve essere positiva. Devo fare come anche una sia più piccola fatica indicata da questo numero per muovermi da x verso un altro punto y di z. Questa proprietà mi dice che la distanza è simmetrica, cioè se io sempre in questa metafora mi voglio muovere da x verso y o da y verso x, devo fare la stessa fatica, diciamo la distanza è la stessa.
Infine, la disuguaglianza triangolare cosa mi dice? Mi dice che se io voglio, ripeto, è una metafora perché non in tutti i casi potremo costruire dei percorsi. Nei casi che più ci interessano in realtà sì, ma lo faremo ben più in là. Comunque, diciamo, se io mi voglio muovere da x verso z, la distanza di x da z, cioè in qualche modo possiamo pensarlo come la lunghezza del percorso di lunghezza minima di x da z, non deve superare quella di x da y più quella di y da z. Questo corrisponde alla prima distanza che, alla quale uno pensa, quale secondo voi? Distanza? Sì. Possiamo pensare a un segmento, ma diciamo, pensatela, se io voglio andare da un posto A a un posto B di una città, che distanza seguo? Più corta di che? Rispetto alle strade, no? Se quando imposti il navigatore, quello ti dà una distanza che è quella stradale. Vediamo un po' se quella stradale è una distanza. Allora, la prima proprietà ci possiamo stare, cioè se io voglio andare da un posto A a un posto B, ci sarà una strada di lunghezza minima. Questa strada di lunghezza minima ha comunque una lunghezza positiva se i due punti sono diversi, se i due indirizzi sono diversi, mentre invece non mi devo muovere, quindi compio distanza nulla se sto nello stesso punto, se parto e arrivo allo stesso punto. La seconda, la simmetria. Io dico, per esempio, se usiamo la distanza stradale, questa non è una vera distanza, nel senso che la seconda proprietà non vale. Trovatemi un esempio in cui non vale. Senso unico. Per esempio, se ho un senso unico, mettiamo che qua c'è un isolato, qua la via è senso unico, allora se voglio andare da qui a qui, posso farlo tranquillamente con un percorso corto. Se voglio fare il contrario, devo fare tutto il giro dell'isolato. Oppure ci sono a volte, supponiamo che per dei motivi sull'autostrada ci sia una deviazione per lavori a un certo chilometro in una sola direzione, ma è chiaro che su quel tratto autostradale per andare da A a B c'è una distanza, per andare da B a A c'è tutta un'altra lunghezza. Quindi questa proprietà, per esempio, se già pensiamo alla distanza stradale, che è quella che ha ispirato la, diciamo, l'uso della parola distanza in questo contesto, comunque non è realmente verificata. Però in, diciamo, se siamo meno nelle applicazioni, siamo meno esigenti, potremmo dire che grosso modo è verificata, perché non è che se io vado da Roma a Milano sono 558 km, mentre se vado da Milano a Roma saranno 800 km. Probabilmente saranno sempre 558 km, tutt'al più. Però dal punto di vista matematico, se la cosa è diversa, non si può parlare, diciamo, di distanza. Chiaro? Invece, ho usato questa metafora anche perché voglio invece concentrarmi sul discorso della disuguaglianza triangolare. Cosa mi dice la disuguaglianza triangolare? Mi dice che se io voglio, diciamo, nella distanza stradale, supponendo che valga la proprietà di simmetria, la distanza sarà diciamo, la lunghezza del percorso più corto, quindi la lunghezza minima dei percorsi tra x e y. Allora, cosa mi dice la disuguaglianza triangolare? Allora, la disuguaglianza triangolare mi dice che da
dato il percorso di lunghezza minima tra x e y, cosa mi direbbe in questo caso specifico? Se io pretendo di passare per y, cioè voglio fare prima andare da x in y e poi andare da y in z, allora che succede? Che allungherò in generale. Ci sono dei casi in cui invece, ma il minore uguale mi dice, se è minore stretto mi dice che allungo, e nel caso invece che valga l'uguale mi dice che non allungo. Quali sono questi casi? Ti pare che io abbia disegnato le rette? Che si trovano sullo stesso percorso. Cioè se y è di strada, diciamo, in qualche modo. Cioè se y già casualmente si trova sul percorso più corto che c'è tra x e z, allora andare da x in y e poi andare da y in z non mi fa allungare. No, quante volte avete dato il passaggio a qualcuno e detto no, ma io devo andare là, non fa niente, non ti preoccupare. Dice no, ma intanto ci devo passare, sono di strada, non allungo neanche. Quindi a quel punto non si può rifiutare, diciamo, perché non dà nessun incomodo. È chiaro? Ok. Queste però sono delle metafore e, diciamo, dal punto di vista matematico, una distanza è una coppia, un insieme di x e d con d, una funzione con queste proprietà. Funzione definita sulle coppie di elementi di x e a valori 0 più infinito, quindi diciamo abbiamo questa definizione. Una coppia del genere si chiama spazio metrico. E D si chiama distanza. Allora, ad esempio, potremmo parlare vediamo degli esempi di distanza, partendo prima dal, come dire, dal mondo reale, poi arrivando piano piano a degli esempi che riguardano insiemi più strettamente matematici. Ripeto, la parola distanza mi fa pensare a un contesto di trasporti o comunicazioni. Quindi, per esempio, quale può essere un esempio di spazio metrico? Supponiamo che la distanza stradale sia veramente simmetrica. Non è che ci vuole tanto, la distanza aerea. Quello viene dopo. Cominciamo a dire, voglio sapere l'insieme x, che ci posso mettere qua un insieme x? La distanza d stradale, tra chi la faccio? Per esempio, tra due città. Allora mettiamo insieme qua capitali europee lo chiamo x d, quella si chiama distanza
Come la chiamate normalmente la distanza stradale tra due città distanti? Come si chiama? Qualcuno l'ha detto. Chilometrica. Quando si parla di distanza chilometrica, si parla di distanza stradale. Vediamo un altro esempio. Se prendessi la distanza, se prendessi come x l'insieme dei porti, ho detto aeroporti. Allora, di che distanza? Marittimo. Chiamiamola marittima, cioè la il percorso più breve via mare tra questi porti. Se parlassi invece, avrei una distanza, diciamo, chiamiamola aerea. In realtà vediamo se c'è un qualche motivo per cui queste distanze, per esempio, non siano simmetriche. Per le stradali abbiamo trovato qualche motivo. Quindi queste sono distanze dal punto di vista del senso comune, ma non sarebbero distanze matematiche. Vediamo un po'. Per quanto riguarda quella... Facciamo prima quella aerea, è più facile. Perché potrebbero non essere simmetriche? Se tu scali diversi. Eh? Scali diversi. Scali diversi. Qua sta uno scalo, qua sta l'altro scalo. Poi la linea non va. Traffico. Beh, lasciamo stare il caso ideale in cui quello deve magari fare 200 giri perché non può scendere a terra. Diciamo quella teorica, anche quella teorica, diciamo del... In quel caso è chiaro che lui non fa il percorso più breve, no? Perché se sta per motivi di sicurezza o per altri motivi non può atterrare e deve fare 2-3 giri, è chiaro che va lungo. Per quale motivo la... Allora, io posso dire, per esempio, che ne so, che la distanza tra Roma e San Pietroburgo, lo so perché è una tratta che faccio ogni tanto, quindi questa qui è maggiore della distanza da San Pietroburgo a Roma Roma Fiumicino, San Pietroburgo, l'aereo ci mette di più, eh? No. Ah sì, perché quando parti di più tempo, quando ti togli più tempo, no, non è una questione di tempo, io sto parlando di chilometri, sto dicendo che in realtà penso che sia vero per molti scali. Diciamo, quello importante è che se partite da Roma Fiumicino e arrivate a Roma Fiumicino, la distanza che fate all'andata è sempre maggiore di quella che fate al ritorno. Quasi sempre. Non è lo stesso tragitto. E perché non è lo stesso tragitto? Roma Fiumicino sta qua. Se ci avete fatto caso, decollate sempre verso il mare. Perché la pista sta fatta verso il mare. Decollate sempre verso il mare e poi girate. Anche se dovete andare a est. Devo andare sempre verso il mare e poi girare. Quindi, mentre invece, quando arrivate, non avete nessun motivo di fare tutto sto giro. Quindi andate, fate così, al ritorno. E questo è un motivo. Poi,
Vediamo un po', per quanto riguarda la distanza marittima, ecco, prima non mi veniva la parola, la distanza marittima è la lunghezza della rotta più breve tra due porti. Vediamo un po' delle osservazioni che abbiamo, diciamo, almeno qualche controparte matematica. Allora, cominciamo con una situazione semplice. Supponiamo che qui sia la Terra, qua c'ho gli Stati Uniti, Canada, e qua c'ho l'Europa. Allora, supponiamo di partire e arrivare da due, facciamo un po' più in alto queste, così non ci danno fastidio, da due località che siano alla stessa latitudine. Sapete che cos'è la latitudine? Spero di sì. Allora, sono due porti, uno si affaccia sull'Atlantico, l'altro si affaccia sempre sull'Atlantico, ma dalla sponda opposta, quella dell'America del Nord. Allora, qual è la distanza più breve tra queste? Qual è presumibilmente la rotta più breve tra questi due posti? No, se no non lo dici. Non è il parallelo. Perché la Terra gira. Non c'entra niente, la Terra non gira. Può girare quando gli pare, la distanza non cambia. Allora, abbiamo la rotta più breve, è un arco di che passa un po' più a nord del parallelo. Cioè, questa cosa, allora, aveva un'importanza pratica enorme ed era conosciuta, cioè la sapevano anche nel 400 e nel 500. In realtà, no, non c'entra niente, il vento non c'entra. È la forma della Terra. Perché fa un anello tende a scendere. Allora, il problema qual è sulla... abbiamo semplificato la situazione. Le rotte vere per andare nelle Americhe non erano neanche queste, erano diverse all'andata e diverse al ritorno. Questo per via dei venti. Ma infatti, conoscere le rotte giuste per andare nelle Americhe è stato diciamo, il principale ingrediente che ha portato Cristoforo Colombo al successo. E lui le conosceva grazie alla conoscenza anche di, almeno così si dice, di altri marinai che erano comunque andati, erano avventurati per queste rotte atlantiche, insomma sapevano dove andavano i venti, spiravano i venti quando uno voleva andare verso ovest, e sapevano come spiravano i venti quando uno voleva andare verso est. Quindi questo è un altro discorso, ma supponiamo che non ci sia vento, quindi insomma che il vento non ci faccia cambiare rotta. Il problema, se io qui ho introdotto un solo vincolo, che mi voglio muovere, diciamo, ritorniamo un attimo alla distanza stradale. Allora, se io sto in un quadrato che posso assumere per semplicità piatto, nel senso che è una zona di superficie terrestre abbastanza limitata, che io penso che sia piatta, è chiaro che se voglio andare da un punto A a un punto B, la strada più corta è andarci in linea retta, con un segmento che congiunga le prime. Nella realtà non è così. A Cassino, se volete andare da un punto A a un punto B, come fate? Non ci andate per niente in linea retta. Cassino ha una struttura di strada fatta così, tranne l'unica che non è orizzontale o verticale, dovrebbe essere Corso Enrico De Nicolo. Cos'è? Via Enrico De Nicolo. Corso della Repubblica.
è orizzontale, l'altro è parallelo al corso della Repubblica, e poi ci sono quelle verticali. Allora, trascurandovi Enrico De Nicola, che se l'ha fatta più o meno così, ma trascurandola per un attimo, se voglio andare da A a B, vediamo che A sta qua e B sta qua, cosa posso fare? Così e così, oppure posso fare anche così, così, così e così. In realtà vedremo che in questo caso ci saranno la distanza chilometrica ovviamente è unica, ma di percorsi di lunghezza minima ce ne stanno tanti. Se ci fate caso, non c'è nessun percorso più breve di questi che io ho disegnato, ce ne sono altri lunghi quanto questi, ma ce ne sono tanti che hanno la stessa lunghezza. Ovviamente tendenzialmente io farò una cosa del genere, perché questo minimizza un altro, diciamo, risolve un altro problema, cioè minimizza il numero di svolte, ok? Io il numero di volte che devo girare all'incrocio è di meno. Tuttavia non è detto che io farò così per forza, perché se so che un giorno qua ci sta il mercato devo fare per forza dall'altra parte, oppure se so che ci sono, che una strada per quanto abbia la stessa lunghezza è, a me cosa interessa di andare da lì? Anche metterci? Allora, a parte la distanza chilometrica, molto più spesso, cioè no, più spesso no, però perché in generale coincide, però qualche volta si parla di distanza tempo, in termini di tempo. E come è calcolata questa distanza in termini di tempo? Se io voglio calcolare per esempio questa distanza in termini di tempo è molto importante per esempio nel traffico urbano, è un po' meno importante il traffico extraurbano, in genere la strada più corta è quella più veloce, ma non sempre. Per esempio, se io da Formia voglio andare a Roma, dipende il posto dove voglio andare, però se prendo l'autostrada, vengo a Cassino e prendo l'autostrada da Lungo, ma probabilmente faccio prima. Se voglio andare per la Pontina, sono, diciamo, sicuramente è una strada più lenta, perché là l'autostrada non c'è. Chiaramente ci sono andato centinaia di volte, non vedo perché. Non dovrei tornare qui. Allora, quindi, diciamo, quella distanza in termini di tempo, com'è definita? Sapete com'è definita? Quando voi impostate il navigatore, se dite da A a B, quanto tempo ci vuole? Quello vi dice quanto tempo ci vuole. Come lo calcola questo tempo? In base ai limiti di velocità. Lui prende i limiti di velocità, suppone che tu rispetti i limiti di velocità e vada sempre alla velocità massima, e quella velocità che ci devi mettere. Certe volte alcuni navigatori si tengono, fanno un po' più bassi, però in genere questo è il modo di calcolare la velocità in termini, la distanza in termini. Torniamo invece al caso delle rotte navali. Qua stiamo dicendo, nel caso delle rotte navali, meglio ancora nelle rotte aeree, io nelle rotte aeree vado in aria, quindi non ho vincoli, perché per strada qual è il problema? Perché non posso andare diritto? Qua, Cassino. Sono i palazzi. Perché non posso andare diritto tra Cassino e Forlì? Ah, ci sono le montagne. Forse. Ogni volta che vengo da Formia al Cassino sperimento la validità del teorema del passo di montagna. Allora, voi avete una valle, diciamo Cassino sta in una valle circondato più o meno da monti, la valle del Lino. O dovete passare a Formia che sta fuori della valle, e allora il percorso di diciamo
di lunghezza minima deve passare per un valico. Cos'è un valico o passo di montagna? È un punto in cui, da questo punto di vista, state alla massima altezza, e dall'altro punto di vista state, diciamo, se invece di muovervi in questa direzione, vi muovete nella direzione, diciamo, ortogonale, state nel punto più basso. Il passo di montagna, il valico, eccetera, forma il casino, c'è a Castelnuovo Parano. Castelnuovo Parano, quando arrivi così sulla strada, sei nella sommità del percorso che va da Formia verso Cassino. Però se ti guardi a sinistra, guardi a destra, sta una montagna. È chiaro? Quindi, diciamo, Castelnuovo Parano sta, rispetto alle montagne che stanno a destra e a sinistra, sta nel punto più basso. Questo è, tra l'altro, si può dimostrare dal punto di vista matematico questa cosa. Non, noi non la dimostreremo, perché neanche in analisi, perché ci servirà poco. Però, quindi, la distanza stradale non è la distanza in linea retta, perché ci sono gli ostacoli. Però, diciamo, se io ho una rotta navale o una rotta aerea, ostacoli posso non averne, ok? Quindi ho soltanto un vincolo. Qual è il vincolo? Le altre. No, a parte, diciamo, supponiamo che il percorso sia tutto libero. C'è un vincolo, però. Che la terra è tonda. Perché? Allora, le distanze sulla terra, non sono equivalenti. Se io mi muovo sulla superficie terrestre è una cosa, se mi muovo in verticale, cioè in senso ortogonale alla superficie terrestre, è una cosa completamente diversa. Allora, una ventina di anni fa, anche qualcosa in più, dovevo andare a un negozio di computer a Napoli. Allora, questo io, no, più di 25 anni fa, a Napoli conoscevo solo la zona dell'università, diciamo, e dovevo andare a via Manzoni. Diciamo, io avevo la cartina mi diceva che dovevo scendere con la metro a Fuorirotta, e poi dovevo fare un tratto a piedi che sulla cartina era un 500 metri in linea d'aria, sembrava. E chiedevo alle persone, mi dicevo, via Manzoni, ma quello è lontano. La cartina, 500 metri. Allora, qual è il problema? Il problema era che tu esci fuori grotta, poi qua c'hai una collina, che è la collina di Posillipo, allora tu arrivi qua, via Manzoni sta qua. Quindi dei 500 metri, 200 erano in verticale. Quindi giustamente la strada che ci andava faceva così. Per fare questa strada ci volevano 2 chilometri. Chiaro? Se tu vuoi andare a Monte Cassino, un tempo c'era una teleferica, che prima della guerra c'era una teleferica che arrivava fino a una certa, non credo fino a sopra, ma fino a una certa altezza. Ma adesso ci puoi andare soltanto con la strada statale, e quando sia molto migliore delle strade che esistevano prima della guerra, comunque non è affatto una linea retta, perché comunque non puoi oltrepassare una certa pendenza, se no la macchina se la torna indietro. Quindi, da questo fatto segue che se noi ci vogliamo muovere su una rotta navale o su una rotta aerea, dobbiamo per forza, o diciamo per questione di carburanti, consumo di carburante e altro, dobbiamo per forza, è sicuro che dobbiamo muoversi su un percorso curvo. Anche perché, diciamo, il percorso dritto in questo caso dovremmo bucare la terra, no? Per andare dall'altra parte, quindi è infattibile. Però anche se fosse, diciamo, se fosse al contrario la curvatura, lo stesso, per questione di minimo, seguiremo la superficie terrestre. Quindi ci dobbiamo muovere lungo una superficie curva, in questo caso lungo una superficie sferica. Quali sono i percorsi più corti lungo una superficie sferica? Questa è matematica.
Verso l'estremità, l'estremità. Che significa? Tra il nord e il sud della terra. Non è. Cioè io non è che vado al polo nord e poi torno da questa parte. In certi casi può convenire passare per il polo nord, ma solo in alcuni casi, vedremo qua. Qual è il percorso? Allora, su una superficie, in qualche modo la superficie terrestre ha quella che si chiama in matematica una curvatura costante. Non mi interessa in questo momento definire la curvatura. Quello che mi interessa lasciare come concetto è che se mi muovo lungo una superficie, il percorso più corto c'è, tra l'altro si chiama geodetica, quindi fa riferimento proprio al percorso più corto terrestre, ed è tendenzialmente quello che ha la minore curvatura possibile, perché la minore curvatura possibile assomiglia di più a una retta, ok? Allora, qual è il percorso a minor curvatura possibile tra questi due punti? Questo non è una dimostrazione, eh? Come fai a far calare il più possibile la curvatura? Allora, se ci fate caso, il parallelo che passa per quelle due città, che cos'è? È una circonferenza. Che raggio ha questa circonferenza? Non è una circonferenza come l'equatore, ha un raggio più piccolo. Più piccola è la circonferenza, maggiore è la curva. I meridiani invece e l'equatore si chiamano cerchi massimi, perché sono cerchi che passano, diciamo, sono circonferenze il cui cerchio passa per il centro della Terra, si chiamano archi di cerchio massimo, perché il cerchio che le contiene passa per il centro della Terra ed ha il maggior raggio possibile. Però se io non sto sull'equatore, quindi sto tra queste due città, c'è un arco di cerchio massimo che le contiene, che, diciamo, passa per queste due città? Certo, perché se prendete la città, chiamiamola A e B, poi il centro della Terra chiamiamolo O. A, B ed O sono tre punti non allineati. Per tre punti non allineati passa uno in un solo piano. Questo piano, che io, quale sarebbe? Quello che contiene questa circonferenza, sia pure, diciamo, non sono bravo in disegno, insomma. Allora, un piano che passa per il centro della Terra, quando interseca la superficie terrestre, cosa lascia? Cosa dà come intersezione? Una circonferenza che è contenuta in un piano che passa per il centro della Terra e quindi dà luogo a un arco di cerchio massimo. Quindi questo percorso sta su un arco di cerchio massimo, la curvatura è minore, e se lo andate a misurare si può verificare che la lunghezza è più piccola. Ok? Ci sono il caso limite, qual è? Guardiamo dall'alto il polo nord. Allora, se tu hai due città che stanno qui, per esempio Tokyo e New York, oppure forse più che New York, dobbiamo parlare di una città europea, diciamo Tokyo e Londra, allora teoricamente la lunghezza più corta è passare, diciamo, sempre in maniera curva, ma passare sopra il polo nord piuttosto che fare tutto il giro. Se fossimo molto vicino al polo nord, andare dritto per dritto è sicuramente molto più corto che andare lungo il parallelo. Che andare lungo il parallelo significa andare lungo, schiacciando questo, immaginando con una circonferenza su un piano, là significa andare lungo il diametro, in un altro caso significa andare lungo la circonferenza. Comunque, quindi nel caso della superficie terrestre stiamo parlando di
percorso più corto è, diciamo, se non considero gli altri gli ostacoli che posso incontrare, è una geodetica che nel caso della superficie terrestre è un arco di cerchio massimo. Anzi, tra due località sulla superficie terrestre ci sono due archi di cerchio massimo, questo e l'altro. Ovviamente di questi due, uno, a meno che non siano diametralmente opposti, in quel caso avete due possibilità. Se io voglio andare dal polo nord al polo sud, posso, in realtà, se sono diametralmente opposti, ho infinite possibilità. Nord e sud, ci sono infiniti meridiani che passano per nord e sud, e tutti i meridiani, diciamo, devo fare, in tutti i casi devo fare metà della lunghezza dell'equatore. Se voi considerate il fatto che la Terra è un po' schiacciata, poi è un po' meno della metà. Immaginiamo la Terra una sfera perfetta, in quel caso devo fare la metà della lunghezza dell'equatore. Posso andare di qua, posso andare di là, posso andare lungo un altro meridiano, sempre a metà. In quel caso ho infiniti percorsi di lunghezza minima tra i due punti. Negli altri casi, se i due punti non sono diametralmente opposti, c'è un solo percorso di lunghezza minima sulla Terra, che è la geodetica, l'arco di cerchio massimo che li congiunge. Nella realtà, né nelle rotte navali né nelle rotte aeree si segue la geodetica. Nelle rotte navali più spesso per questioni o di venti o di ostacoli. Per esempio, a che serve il canale di Suez? Qua sta l'Africa, allora se uno non vuole fare il giro sta arrivando dall'Oriente, non vuole fare il giro dell'Africa per arrivare in Europa, passa per canale di Suez, ammesso che la situazione geopolitica lo consente, se no si fa il giro. Quindi i canali certe volte servono per creare un nuovo percorso più breve che, adesso per esempio un'altra cosa che, diciamo, si sta rendendo possibile grazie a, diciamo, grazie in virtù dello scioglimento dei ghiacci, è la prima, non era possibile fare il discorso di passare sopra il polo nord con le navi, perché là ci sta il ghiaccio, quindi là non è con l'aereo, ci passo sopra. Adesso si sta sciogliendo e quindi alcune rotte possono diventare più comode dal punto di vista artico. Quindi c'è questa la possibilità. Per quanto riguarda invece le rotte aeree, sì, in certi casi si va effettivamente sopra il polo nord, oppure si fanno delle rotte che evidenziano in modo netto quella cosa che ho detto prima, ma più spesso voi vedete che se per esempio torniamo alla rotta di prima, quella da Roma a San Pietroburgo, allora abbiamo Roma, San Pietroburgo, la rotta non è affatto dritta, ma fa qualcosa del tipo così. Per esempio, perché? E anche se la fate tra due scali italiani, spesso fa almeno una giravolta. Perché? Per questione di sicurezza, le rotte aeree sono disegnate in maniera tale che se l'aereo ha una avaria, ovunque essa possa accadere, deve poter sempre planando atterrare su un aeroporto. Allora, siccome gli aeroporti non è difficile che siano messi in linea retta sulla rotta, ci sono piccole deviazioni. D'altro canto, piccole deviazioni, come in questo caso, se andate a fare i conti, allungano poco, molto poco, e quindi il gioco vale la candela. Quindi passeremo prima su qualche aeroporto tipo Vienna, poi andremo verso qualche aeroporto in Bologna, poi qualche aeroporto nei paesi baltici fino ad arrivare a San Pietroburgo. Ok, veniamo invece adesso a degli esempi di carattere più prettamente matematico. Alcuni ricalcheranno le cose che abbiamo detto.
Allora, perché sto facendo tutto questo, perdendo tempo, sembrano cose inutili, ma in realtà il primo esempio che vedrete lo cattura molto bene. Allora, prendiamo, cancelliamo anche questo, non ci serve più. Allora, prendiamo x un insieme qualunque e prendiamo la cosiddetta distanza 0, 1, distanza di x da y è uguale a 0 se x uguale a y e a 1 se x uguale a y. Qua, per metterci un nome, scriviamo distanza 0 da t1. Allora, dobbiamo verificare che si tratti di una distanza. Allora, dati i due punti, questa produce un numero reale? Sì. Questo numero reale è non negativo? Sì. E fino a qui la prima proprietà siamo a posto. Per quanto riguarda la seconda proprietà, la distanza è simmetrica? Sì. Perché ovviamente la proprietà di uguaglianza è simmetrica. Quindi se x è uguale a y è uguale a x, e se x è diverso da y è diverso da x. Andiamo, quindi l'unica proprietà non banale da verificare è la disuguaglianza triangolare. Allora, facciamo due casi. Se x è uguale a z, la distanza di x da z è sicuramente 0 ed è sicuramente minore della distanza di x da y più la distanza di y. Perché qua ci sono due numeri non negativi, 0 è minore o uguale della somma di due numeri. Allora, facciamo il caso che x sia diverso da z. In questo caso la distanza di x da y, no? Da x da z, scusate, deve fare 1. Adesso bisogna verificare che sia minore o uguale alla distanza di x da y più la distanza di y da z. Perché è vero questo? Allora, x e z sono diversi. Y come può essere? Può essere uguale a x, può essere uguale a z, o può essere diverso da, sia da x che da z. Allora, se è uguale a x, questo fa 0, ma questo fa 1. E quindi la disuguaglianza è verificata. Se y è uguale a z, questo fa 0, ma d'altro canto questo fa 1. E la disuguaglianza è verificata. Se y è diverso da tutte e due, a destra ci sta scritto 2. Fa 1 e 1. E la disuguaglianza è ancora verificata. Verificato. Quindi tramite una banale verifica diretta abbiamo dimostrato che questa è una distanza. Vedete che allora qua sono importanti due fatti. Primo fatto, per avere uno spazio metrico non ho bisogno sull'insieme di altra struttura. Cioè uno spazio metrico può essere l'insieme delle città, distanza chilometrica, può essere un insieme qualunque con la distanza 0,1, può essere un insieme non numerico. Secondo fatto, abbiamo visto che su un insieme qualunque ci sta questa distanza che abbiamo chiamato distanza 0,1. Questa distanza può essere utile a modellare una situazione reale. Pensate a una situazione reale che abbia per modello questo tipo di distanza. Vediamo un po' se ci arriva da solo. Qual è un caso in cui per esempio immaginiamo delle persone. Allora, per raggiungere un'altra persona io
pago, diciamo, per raggiungere me stesso non pago nulla, per raggiungere un'altra persona pago un tot fisso. C'è una situazione del genere? Ci sta, sì, è cool. Per esempio? Spesso, se parliamo della distanza tra due telefoni fissi, allora, se tu stai in, diciamo, in un posto dove c'è un telefono fisso, con l'altra persona non gli telefoni, ma ci parli direttamente, quindi non paghi nulla, per poter parlare con qualunque altra persona che abbia un telefono fisso, spesso e volentieri ormai si fanno dei contratti in cui si paga un tot, una tariffa flat, quindi una tariffa fissa. E quello è come fosse l'uno, no? Se invece di uno ci mettessi 100, un tot fisso, qua sarebbe esattamente la stessa cosa. Quindi questa distanza sembra apparentemente inutile, potrebbe in certe circostanze servire. Potrei anche fare una metafora più, diciamo, che rimanga più impressa. Per esempio, se sta, diciamo, il tipico caso in cui uno viene, insomma, almeno nei film degli anni 70, uno viene arrestato e dice: voglio parlare con il mio avvocato. In quel caso gli dovevano fornire almeno il gettone per chiamare l'avvocato, perché altrimenti questo, se non aveva quel gettone, quel 1, non poteva comunicare. Ok.